Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video unboxing. Allora, premetto che mi ricordo metà delle cose che ci sono qua dentro, quindi sarà una sorpresa un po' per voi, un po' per me. Da una settimana ho cambiato dieta e cambiando dieta ho cambiato anche integrazione, perché l'integrazione andrebbe fatta seguendo quello che è l'allenamento e quello che è la dieta, tralasciando il fatto che comunque sono 6 kg e mezzo e ci puoi fare bicipiti con questo pacco. La prima cosa che ho ordinato è questo meraviglioso six pack fasullo. Voi praticamente lo mettete così e simula l'effetto di un six pack da vestiti, ed è a prova di tatto di giovani donzelle. È costato poco, anzi ve lo danno in omaggio, molto molto gustoso. Allora, siccome avevo finito le proteine e sto andando avanti, praticamente sto ammazzando polli su polli, generazioni intere, sto distruggendo famiglie di polli perché mi sono preso tardi con l'ordine, ho preso le proteine sempre isolate, perché adesso le prendo isolate per la mia intolleranza al lattosio che ho sempre avuto, ma vabbè, e le ho prese pesca e crema. Ma sapete cosa facciamo? Facciamo che le provo direttamente adesso, al momento. Taste test. Ok, qua sono 5-6 grammi di proteine e quindi niente ragazzi, taste test, proteine, pesca e crema isolate. Ma che buona, questa è la dolce droga. Ma che buona, questa è la dolce droga. Ma che buona, questa è la dolce. Allora, più che pesca e crema, sanno essenzialmente di... sanno più di pesca che di pesca e crema, però devo dire che sono molto buone. Poi io sono un fan della pesca, non la pesca quella del tipo oh zio ho preso uno sgombro. E qua si pescano i pesci e con questi pesci voi li vendete oppure li mettete nella tannica, che se li mettete nella tannica quelli crescono. Molto leggero come gusto, di quelli fruttati, non troppo intensi. Credo che stia parlando di una varietà di marijuana, ma non è così. Poi un altro mezzo chilo di proteine, questa volta idrolizzate. Io prendo le idrolizzate intra workout ultimamente e me ne sparo circa un 30 grammi in allenamento. Queste sono alla fragola, che le avevo già prese nell'ordine precedente. Mi erano piaciute particolarmente perché comunque hanno un gusto appunto molto leggero. Quelli fruttati sono leggeri come gusti, non stancano. Poi in allenamento sudi, è caldo, di sicuro non hai voglia di sentirti quel gusto di cioccolato in bocca. Ok, ovviamente mi era morta la batteria come ogni cazzo di volta che devo registrare. Spero che sia circa nella stessa posizione. Sembrerebbe di sì. Allora, dato che sto giocando sempre con la sensibilità insulinica, perché era parecchio insensibile, compresse di 250 microgrammi di cromo picolinato che prenderò insieme a... vediamo se lo trovo subito, eccolo qua. No, dov'è? Aiuto. Eccolo qua, che prenderò insieme all'acido alfa lipoico. Le prendo insieme, le prendo a colazione e a cena. E li prendo insieme. L'acido alfa lipoico è un potente antiossidante pure, tanto perché lo sappiate, facciamo informazione, divulgatore scientifico. Poi ho preso un integratore di calcio. Un cannoniere ed un portiere determinati e scatenati. Però non avevano solo calcio, avevano calcio più vitamina D3 più vitamina K1, e quindi vuoi forse rinunciare, vuoi dirgli di no. È come quando esci con una ragazza e vuoi un bacio e in realtà ti dà anche tutto il resto, e come fai a rifiutare? Ho preso un multivitaminico con sali minerali. Vabbè, c'è poco da dire, cioè multivitaminico e sali minerali è la base dell'integrazione di qualunque persona. E poi per finire ho preso il magnesio. Sono compresse da 500 mg e queste me le sparo una al giorno a pranzo. Questo che non è niente popò di meno che un pre-allenamento,
della serie Elevate. Beh, a livello di composizione non mi sembra male. Io era da un bel po', sono un paio di anni che non prendo preallenamento. In passato sono stato un super fan dei pre-workout, che penso di averli provati tutti quelli che erano in vendita all'inizio. E niente, lo provo e vi farò sapere com'è, se dà la spinta, dà la botta. Ricky Leroy, fagli sentire la grande botta. Come sempre, per allenamento io li consiglio se arrivate in allenamento stanchi, magari, non lo so, fate un lavoro che mentalmente o comunque fisicamente vi stanchi molto, avete bisogno di quello sprint energetico per lavorare al meglio in allenamento, un preallenamento è sicuramente consigliato. Poi comunque i dosaggi di caffeina sono quelli che sono all'incirca 2 caffè, dipende da che regione d'Italia siete. Poi sempre in super sconto ho preso queste, che solitamente io non prenderei per come sono fatto, che sono delle barrette proteiche. Vi dico subito, sono per ogni barretta, sono 62 grammi di barretta, per ogni barretta ci sono 9 grammi di grassi, 16 di carboidrati e 20 grammi di proteine. Ok, la barretta è questa, finalmente ha messo a fuoco, ho dovuto mettere la mia mano callosa dietro. Non ho letto gli ingredienti, non ho letto il gusto, perché voglio assaggiarla, dire da cosa sa e solo successivamente leggere da cosa dovrebbe sapere. Ok, allora, è molto caramellosa e sgranocchia un sacco. Questa è tanto per farvi capire l'interno, l'esterno sgranocchioso e l'interno più morbido. Allora, secondo me sa di caramello, cioccolato e un biscotto. I pezzettini sopra sanno di caramella mu, non sto scherzando, sanno di caramella mu. Avete presente le caramelle mu? Quelle. Le mucche fanno mu, ma una fa mu mu. Dovrebbe sapere da caramello, cioccolato al latte con pezzettini di caramella. Cioè, ci ho fatto giustissimo. Veramente. Complimenti. Complimentissimi, giuro. Giuro che non avevo letto prima, me la finirei pure, ma non ce l'ho adesso nei macro, quindi che cazzo. Vabbè. 5 barattolini di spezie. Ho preso le spezie, uno perché costano poco e sono 50 grammi di spezie ciascuno. 2 perché sono senza sale. Se voi siete come me che contate il sale, le spezie di Tiger sono il demonio, perché praticamente sono 90% sale, 10% ricordo della spezia che doveva esserci. Non tutte, però la maggior parte sì, soprattutto quelle più buone. 3 confezioni di burro di arachidi, perché sinceramente andare avanti ad olio e basta mi sono stufato. E ho preso delle cose un po' particolari che andremo ad assaggiare ancora. Cioè, io, vabbè, toccherà fare cardio per una settimana, ragazzi. Io ho finito definizione con questo video. Tanti saluti. Primo, che è burro di arachidi, cocco e miele. Il secondo, che invece è un burro di nocciole e cioccolato extra fondente. Il terzo invece, dato che mi sentivo estremamente ciccione ad aver preso tutti quei burri di arachidi, è un burro di arachidi normale, però crunchy, perché altrimenti mi si
si alzano gli estrogeni. E direi che con questo è tutto. Ma sapete cosa facciamo? Adesso andiamo ad assaggiare il burro di arachidi e burro di nocciole e quell'altro. Ok, taste test del burro di nocciole al cioccolato extra fondente. Io ho sbagliato a prendere queste cose perché io non ce la farò mai a mangiarne 10 grammi al massimo a pasto. Ho sbagliato. No, è buono, ragazzi, veramente è buono. Per fortuna che stamattina ho fatto 45 minuti di cardio a digiuno, perché sennò veramente sarebbe l'ingresso della bulimia questo video. Allora, taste test di questo al cocco e miele. Ok, questo invece me lo aspettavo un po' diverso. Allora, è un burro di arachidi tendente al dolce. Si sente il retrogusto di cocco, però è molto delicato come retrogusto, ragazzi. Quindi è essenzialmente un burro di arachidi dolce. Come sempre, ragazzi, vi ricordo che c'è il codice sconto PISELLINO25 per il 25% di sconto sugli ordini di Bulk Powders, e per ogni ordine fatto col codice sconto PISELLINO25 a Pisellino verranno regalati altri 7 giorni di vita prima della sua eliminazione totale. E con un musetto così sono sicuro che voi non volete che faccia una brutta fine. E detto questo, niente, ragazzi, ci vediamo un prossimo video. Statemi bene. Ciao a tutti.